Gian Lorenzo Bernini, colonnato di Piazza San Pietro, 1656-1667. Gian Lorenzo Bernini realizzò il colonnato di San Pietro in Vaticano tra il 1656 e il 1667, durante il pontificato di Papa Alessandro VII. Il grandioso intervento urbanistico prevedeva anche la sistemazione dell'area antistante la Basilica Vaticana. Bernini progettò una piazza di forma ellittica, circondata da uno spettacolare colonnato che simboleggia il grande abbraccio con cui la Chiesa accoglie tutti i suoi fedeli. Il colonnato si congiunge alla basilica grazie a due ali laterali fra loro divergenti. L'architetto utilizzò questo artificio per capovolgere l'effetto prospettico e far sembrare la facciata della basilica, realizzata da Maderno, più vicina alla piazza. L'enorme porticato è formato da imponenti colonne tuscaniche disposte su quattro file, sormontate da uno spesso architrave e da una cornice marmorea. La struttura presenta una copertura a capanna ed è coronata da una massiccia balaustra, ornata da decine di statue di santi. Un antico obelisco e due fontane simmetriche sono collocati lungo l'asse trasversale della piazza. Questa forma geometrica è tipica dell'architettura barocca, poiché, avendo due centri, impone un continuo movimento dell'occhio, dando luogo ad uno spazio dinamico. Bernini aveva calcolato sapientemente l'effetto di sorpresa che doveva cogliere lo spettatore che si trovava improvvisamente di fronte il complesso scenografico della piazza, dominata dalla cupola di Michelangelo. Nonostante tale effetto sia andato perduto con l'apertura di Via della Conciliazione, avvenuta tra il 1936 e il 1950, attraversando la piazza si possono cogliere i giochi di luce e di ombra generati dall'alternanza degli spazi vuoti e pieni tra le colonne. Le molteplici visioni prospettiche del colonnato e la varietà degli elementi architettonici e scultorei aumentano il senso di meraviglia. Collocandosi però nei due fuochi dell'ellisse, segnati nel pavimento da un disco marmoreo, le quattro file di colonne si sovrappongono perfettamente, in modo che si vede solo la prima delle colonne.